Si avvia a conclusione lo screening sanitario avviato dall'ASP di Messina in sinergia con i medici di famiglia, che ha visto effettuare a bordo dei camper dell'azienda sanitaria provinciale 1.300 controlli di altrettanti residenti nelle zone d'ambito che rientrano nelle aree da risanare. Si tratta di parte dei 2.105 nuclei familiari che, come censito questo settembre, vivono ancora dentro le baracche di Messina. Di questi, la parte più consistente si concentra tra Gazzi e Fondo Fucile, dove si contano 2.584 residenti. Il prossimo 23 dicembre si concluderanno le visite a domicilio dell'ASP. Adesso dovranno essere elaborati dati, ma sembra che non sia stato riscontrato nessun caso di asbestosi, la malattia che deriva dall'esposizione all'amianto dovuta alla permanenza in baracca. Una notizia positiva che arriva a pochi giorni dalla consegna delle prime 46 case ad altrettante famiglie che fino a venerdì abitavano in baracca. Si tratta delle casette che si trovano ancora oggi sotto il ponte della ferrovia di Camaro. A gennaio saranno altri 40 a lasciare una volta per tutte le casette fatiscenti, dove c'è persino chi c'è nato e cresciuto dentro. Man mano che verranno assegnati gli alloggi, l'amministrazione comunale avvierà la demolizione dei tetti degli impianti e le baracche, che saranno così inagibili. Successivamente si procederà con la demolizione. Con l'inizio del 2019 si porterà invece a completamento l'iter per l'assegnazione di 450 alloggi reperiti sul mercato, in attesa che il governo e la deputazione parlamentare messinese riescano a far ottenere altri fondi per realizzare finalmente un risanamento completo con la totale eliminazione delle baracche.